Ed eccoci qua, siamo alla parte conclusiva, sempre a Portoferraio, oggi è domenica 16 luglio. Sempre alla Sala della Gran Guardia. Sempre alla Sala della Gran Guardia, a Portoferraio, la Porta a Mare così è chiamata, no? La Porta a Mare. Siamo arrivati alla conclusione del lavoro iniziato circa una settimana fa. Lunedì, eh? Va bene, siamo qui con la gentilissima Gemma Randelli, che adesso ci spiegherà e ci darà delle delucidazioni in particolare in merito. Grazie. Benissimo. Parti. Spiego brevemente, in modo molto semplice, il mandala. Che cos'è il mandala? Il mandala, questo chiaramente è riferito alla tradizione pandita tibetana, è il palazzo della divinità. Palazzo dei Buddha. Ogni Buddha ha un suo mandala. In questo caso i monaci hanno fatto il mandala del Buddha della compassione, cioè resi. La compassione nel buddismo tibetano è desiderare che tutti gli esseri siano liberi dalla sofferenza. L'amore è desiderare che tutti gli esseri raggiungano la felicità, sviluppando queste due qualità dentro di noi, queste possiamo chiamare due menti, riusciamo a generare l'altruismo spontaneo, che è la radice della felicità, perché se noi pensiamo più agli altri che a noi stessi, sicuramente saremo molto felici. Però torniamo al mandala di Cerresi, come si osserva il mandala? Allora, bisogna pensare di guardarlo dall'alto verso il basso, alla figura centrale, il fiore di loto, rappresenta proprio Buddha Cerresik, che infatti nelle raffigurazioni, nelle tanche, nelle statue è raffigurato con in mano un fiore di loto. Intorno ci sono altri quattro simboli, sempre della tradizione tibetana, che rappresentano: questa è la ruota del Dharma, l'insegnamento di Buddha, la spada, la saggezza, il Vajra rappresenta il metodo, la parte degli insegnamenti di Buddha che parlano della parte filosofica, e questo è un'offerta, il gioiello. Queste sono divinità sempre in relazione al mandala di Cerresi. Quindi vediamo che c'è una grande sala, questa, che è quella centrale, poi Il primo quadrato che scrive. Dove si vede qui questa decorazione con i fiori è come è un terrazzo, perché dobbiamo immaginare che il palazzo della divinità è fatto a quadri uno sopra l'altro sempre più grandi. Quindi abbiamo un primo terrazzo e un secondo terrazzo e un terzo. Per quanto riguarda invece la visualizzazione delle porte, adesso abbiamo quattro porte, nord, sud, est ed ovest, e le porte vanno visualizzate invece come se noi fossimo proprio davanti alla porta. Quindi questa è la parte superiore, e qui ancora troviamo la ruota del Dharma, quindi gli insegnamenti di Buddha, i due cerbiatti, che i cervi sono gli animali più pacifici nel regno animale, e rappresentano anche i bodhisattva, cioè le persone che hanno deciso di dedicare tutta la loro vita per il beneficio degli altri, che vuol dire da una parte proprio per evolversi loro spiritualmente e dall'altra proprio aiutare gli altri in qualsiasi modo. Certo. Sono dei cervi. Poi abbiamo la parte esterna, qui dove c'è il verde, e questo è il giardino, perché anche nel palazzo abbiamo un giardino con tutte le varie decorazioni, segni di offerta, simboli di buon auspicio. Il mandala è appoggiato sul fiore di loto, quindi questi sono petali del fiore di loto, ed è protetto da una protezione Vajra. Da un doppio Vajra, no? Questo no, Vajra, no, Vajra sì.
la protezione Vajra, proprio perché il mandala, il palazzo, è qualcosa di molto prezioso che deve essere protetto, non accessibile a tutti, senza che chi vuole accedere, infatti, deve prendere proprio l'impegno di generare poi la qualità del Buddha, del mandala, nel quale poi il discepolo entra attraverso le pratiche tantriche, ma con un programma nello specifico. E poi è contornato ancora da un'altra protezione, che è la protezione di fuoco. Quindi poi c'è una simbologia che va ancora molto più in profondità di quello che vi ho raccontato io, però già così secondo me può essere una buona infarinatura. Cosa importante, che il mandala verrà dissolto. Certo. Cioè vuol dire verrà proprio distrutto. Ci sarà una cerimonia, quindi un'ulteriore benedizione, perché ricordiamoci che i monaci fanno la benedizione ogni giorno prima di iniziare l'attività del mandala, recitano delle preghiere. Questa sera faranno, diciamo, la si chiama puja, offerta. Certo. Conclusiva, e poi ci sarà tutto il rituale di dissoluzione. Dissoluzione perché? Perché dobbiamo ricordarci sempre dell'impermanenza, niente rimane per sempre. Noi stessi, purtroppo, prima o poi lasceremo il corpo terreno. Andremo, certo. E prenderemo un altro corpo. Certo. Comunque. Certo. Poi, per questo per i buddhisti, poi ognuno ha le proprie. I propri riferimenti. Alla fine della dissoluzione, che sarà proprio una pratica molto interessante da vedere, parte della sabbia che a quel punto sarà ancora più benedetta, nel senso che chi la riceverà, chi vorrà riceverla, potrà tenerla come protezione, quindi proprio da tenere con sé in modo molto accurato, perché è veramente in un posto protetto, ben curato. Ben pulito, e però anche addosso va bene, anche addosso, sì. Quindi la restante parte della sabbia invece verrà versata, in questo caso nel mare, normalmente comunque deve essere versata in un pozzo d'acqua. Questo perché gli animali marini sono gli animali più numerosi, e quindi versare la sabbia nel corso d'acqua vuol dire far arrivare le benedizioni anche agli animali del mare. E qui abbiamo anche la scritta molto simpatica che hanno fatto i monaci. Nel caso particolare. Ecco, Elba in Italy, certo. Con questa che è la bandiera che rappresenta il Dharma, l'insegnamento di Buddha, è proprio la bandiera buddista. E di là abbiamo questa è quella tibetana. La bandiera tibetana e la nostra. Legata con l'Italia. Bandiera italiana, sì. Devo dire che anche il Dalai Lama è molto vicino all'Italia. E agli italiani gli piacciamo molto. Bene. Perché? Perché siamo casinari. perché siamo vivaci, sì. Siamo spontanei, vivaci, ma in realtà quando a tutti gli insegnamenti ai quali io ho partecipato in Italia, al momento di dover essere concentratissimi. Poi se no siamo un popolo gioioso che si avvicina molto alla popolazione tibetana. E quindi sappiamo distinguere quando sappiamo è il momento di giocare. Assolutamente. Un attimo signora, un attimo soltanto. Quindi adesso tra quanto grosso allora, modo inizierà la cerimonia? Penso una mezz'oretta ormai. Sì. Ci sarà la cerimonia qui dentro. La sala, pensavamo di poterla fare fuori, ma c'è troppo vento e non arriverebbe il mandala a destinazione. Quindi, mentre la faremo qua, e poi in processione andremo fuori per la dispersione in mare delle ultime parti. E la cerimonia terminerà dopo aver disperso dopo in mare la dispersione in mare delle sabbie del mandala. Ci sarà l'ultimo tashi delek al mandala. Bene. A tutti voi. Bene,
Grazie, gentilissima. Adesso noi interrompiamo e riprenderemo appena inizia la cerimonia dal vivo. Grazie ancora, Gemma. Grazie ancora, Gemma. Qua. Fulvio Di Pietro per l'Edicola Verbana. Ci vediamo da poco, ci vediamo. Ciao. Thank you.